Allora, continuiamo la nostra trasmissione, apriamo uno spazio culturale, ecco, possiamo dirlo così, no? Benvenuto a Fabio Rizzo, benvenuto a Raffaele Alemanno, rispettivamente presidente e vicepresidente dell'associazione teatrale Teatro Sì, dell'Oca, dell'Oca, dell'Oca è un'altra cosa, il gioco dell'Oca. cominciamo bene. Fabio Rizzo, Sì. allora, presentiamo questa associazione. E l'impegno su Caltagirone. L'associazione Teatro dell'Oca intanto è di È una Catania, sì. un'associazione di Catania, si occupa di È teatro. un'associazione di promozione sociale. Che si occupa principalmente di diffondere diciamo, la cultura in tutto, diciamo, il Calatino. E nasce così dall'idea di quattro amici di condividere qualcosa, di fare qualcosa per la nostra comunità. Sostanzialmente, diciamo questo, inizialmente, diciamo, l'idea era quella. In un secondo momento abbiamo chiesto e ottenuto la struttura che è quella dell'Auditorium Giovanni Paolo II, L'auditorium del seminario. sì, per gentile concessione Auguria. sì, per gentile concessione del vescovo Monsignor Calogero, Bene. sì. Per cui è anche con la supervisione di Padre Nuccio Caniglia, questo dobbiamo dire, li vogliamo anche ringraziare da questo punto di vista. Diciamo, le difficoltà fino adesso ci sono state perché ovviamente è un periodo storico un po' particolare, non si trovano, diciamo, sostentamenti per quel che riguarda enti pubblici o enti privati, per cui ci siamo dovuti un po', per così dire, sbracciare. Lavorare e fare da noi, in un certo senso ci siamo autoprodotti, per cui non è semplice, però cerchiamo di lavorare a testa bassa, pervasi da un quasi insano ottimismo, cerchiamo di portare avanti quelle che sono le nostre idee. L'associazione dell'Orca da quanto tempo opera? Sì. Ma diciamo da pochissimo tempo, Perché è in vita da dell'Orca? Che qualche. cosa vuol dire? Diciamo, era il tentativo di rendere omaggio a un'opera o un romanzo postmoderno di un autore nostro conterraneo, che è Stefano D'Arrigo. Un'opera del 1975 che porta il nome di Orcinus Orca. Diciamo, questa era l'idea. Poi in effetti ci suonava anche bene. Diciamo il Dicevo, va nome, bene, allora dice vabbè, lasciamo quello, mi dai. sembra giusto, diciamo, Sì. ecco. Come è composta la compagnia, Allora, l'associazione? associazione siamo quattro persone, io, Raffaele Alemanno, che è qua vicino a me, poi ci sono altri due che in questo momento stanno ancora lavorando Mi sembra per mettere in giusto, fino piedi. all'ultimo. Sì, fino all'ultimo. L'esordio è il prossimo sabato 18 Sì. La nostra aprile. prima è il sabato 18 aprile con Donne di Mafia, con regia di Gianni Scuto. Nella fila degli attori troviamo anche il nostro Raffaele Alemanno, che è qui, che adesso ci parlerà pure Nellina Raga, ecco, allora della. parliamone con Raffaele Alemanno. Allora, diciamo che partiremo sabato 18 nel serale alle ore 21 con Donne di Mafia, però la prima effettivamente ce l'abbiamo la mattina con le scuole, Chiamavano perché mattinée una volta. sarà il primo matinée del teatro dell'Orca, perché rappresenteremo per gli istituti del liceo classico, liceo scientifico e le altre scuole superiori Siete esordite con un testo notevolmente impegnativo, diciamo, Donne di Mafia del senatore Angelo Mancuso, nostro sì. concittadino. Lui, Ecco. Calatino, poeta, drammaturgo e scrittore di Caltagirone, ha scritto questa trilogia della malavita, Donne di Mafia. E stiamo partendo con quest'opera perché stiamo omaggiando il senatore Mancuso per la sua carriera, Caltagironese, sì, diciamo. caltagironese, per la sua carriera, perché non ha scritto solo Donne di Mafia, ma ha scritto tantissime opere teatrali, commedie. E scrive per il Sipario, infatti ringraziamenti ne ha avuti tantissimi. Stiamo Lui è ex partendo. sindacalista, ricordo la mia memoria, se non Sì, sto sbagliando, no? ex Ex sindacalista, sindacalista della CGIL, sì. certo, come E no? quindi una gran bella persona. E l'omaggio è un ripartire. Noi stiamo ripartendo con
con quest'opera perché secondo me rappresenta il massimo della cultura mafiosa, perché è una novità assoluta. Per la prima volta si parla di mafia e sono le donne a parlare della mafia, non sono donne vittime ma donne carnefici che lottano, che dirigono le famiglie, che portano anche alla morte i propri figli pur di mantenere lo stato mafioso. E secondo me Angelo Mancuso è riuscito a cogliere tutte le sfumature del tema mafia in questi tre atti unici, che sono tre rappresentazioni diciamo diverse, però nella tematica affrontata da Angelo Mancuso si nota che i tre atti, pur essendo tre atti differenti fra loro, mantengono un tema comune che è la mafia, e quindi quella continuità che poi alla fine che caratterizza li lega, sì. Diciamo che la protagonista Nellina Laganà, la protagonista assoluta è, appunto, voglio dire, che va a impersonare queste tre figure, queste donne, sì, no? Diciamo che sono la consegna, la madre sicana e il rifiuto. Sì, Nellina farà il terzo atto, madre sicana, perché più madre sicana di Nellina non ce ne poteva essere. Tra l'altro lei ormai milita nel campo teatrale e cinematografico da svariati anni, e secondo me è l'unica vera madre sicana che avrebbe potuto e può interpretare questo ruolo. Poi ci sarà anche Cettina Bonafini, Antonella Scornavacca, Loriana Rosto, Giuseppe Carbonaro, Marcella Marino, Mario Sapienza, che è un caratterista, Gianni Fontanarossa. Sì, e Gianni Fontanarossa. E poi c'è Raffaella Remanno, non so se lo conoscete, ma sì, di vista. E poi c'è anche questa magistrale, vabbè, c'è Mario Sapienza pure. Sì, e c'è poi questa magistrale regia di Gianni Scuto, personaggio storico del teatro catanese, che torna a Caltagirone dopo diversi anni, credo che manchi da diversi anni. Sì, fu qui quasi 10 anni fa con... Anche prima, credo, con Gino Reale. No, con Gino perfetto. Reale, se non ricordo sì, male. Sì, sì, no, ricordi ricordo bene. Bene. Sì, vabbè, sì. Per quella memoria non mi inganna. E poi Gianni Scuto, gli è stato affidato l'adattamento e la regia, perché secondo Mancuso... Meglio uno specialista di queste cose. Sì, perché andare a rappresentare un'opera drammatica oggi nel contesto di Stato che c'è nel nostro circondario, è una cosa pesante. Però alla fine, grazie a Gianni Scuto, abbiamo reso quest'opera d'avanguardia, perché poi Gianni Scuto è il regista dell'avanguardia, quindi ci saranno sorprese, delle visioni tematiche di come è rappresentata l'opera, particolari, che penso che ancora non si siano viste. Poi c'è questa definizione della trilogia della malavita. Sì, perché attraverso il rifiuto, che è il primo atto, la consegna e madre sicana, questa trilogia parla di tre aspetti della mafia diversi, ma sempre con protagonista le donne, dove nel rifiuto è una madre, cioè, si parla di Turi è nato e cresciuto in una famiglia di mafiosi, e praticamente a un certo punto, dopo che gli hanno ucciso il padre, nel momento in cui si trova a vendicarlo, ha un blocco, si ferma e comincia a domandarsi il perché sta facendo questa vita. E quindi c'è il rifiuto all'essere mafioso, che non è per niente... Oggi si chiamerebbe pentito, ma pentito, è una cosa diversa. Sì, quello è un rifiuto all'essere mafioso, che non è per niente gradito dalla mamma, che lo consegna al boss di turno. Quando Angelo Mancuso scrisse questa, probabilmente ancora sul proscenio non erano spuntati fuori i pentiti, No. Però l'opera è di un contemporaneo... È chiaro questo. Allucinante, proprio è bellissimo sotto questo aspetto. Mentre il secondo atto unico è una madre che praticamente non accetta è la figlia che non accetta il fatto di essere figlia di mafiosi, si innamora come tutte le ragazzine liceali e scopre che il suo fidanzato è vittima della stessa famiglia. Quindi il padre di questa ragazza ha distrutto la famiglia del suo fidanzato, e per rifiuto poi vedrete che cosa accadrà. Nel terzo invece c'è la grande partecipazione di Nellina, che racconta questa donna alla quale l'hanno svuotata dentro perché gli hanno ucciso il marito e il figlio, però lei con questo suo modo di fare la rende
quello che è un dramma a una poesia. Questo, diciamo, è in sintesi, perché poi dopo, alla fine, sarà bello venire a vederlo. Anzi, io volevo spendere due paroline, perché ha già detto tutto il nostro presidente Fabio Rizzo. Però sottolineo una cosa che è vera: ci siamo e ci stiamo facendo da soli. E il nostro intento è quello di creare un centro di cultura a Caltagirone e nel Calatino, una sorta di casa del teatro. E quindi ci siamo uniti, abbiamo unito le nostre esperienze, perché... Per questo ovviamente chiediamo larga partecipazione, ecco, a tutti quelli che ci stanno seguendo in questa trasmissione, e che si diffonde, insomma, questo evento, a cui seguiranno poi altri eventi. Ecco, volevo dire, dopo questo, sì, PS, diciamo, di inizio, giorno 18, ripeto, con questa anteprima. Sì, perché la nostra idea non è quella di portare solo sulle donne di mafia. Ecco, come proseguirete? Cosa sì, la nostra idea non è solo di portare ovviamente opere teatrali, ma anche musica. Vogliamo spaziare anche con la musica, per cui abbiamo un altro spettacolo, che è il concerto musicale di una nostra artista conterranea, che è Rita Botto, il 9 di maggio. E niente, quindi siete tutti invitati, ovviamente. L'auditorium del seminario. Sì, verrà con un quartetto che mescola musica jazz con musica folk, quindi diciamo che ultimamente è stata nominata da Bastianich nel tour che ha fatto col suo programma alla ricerca delle tradizioni. Ha scelto Rita Botto per quanto riguarda la Sicilia come cantante. E poi concluderemo il nostro, diciamo, breve inizio, perché è diciamo, è un'anteprima di quello che per rodaggiare, diciamo. Sì, 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 diciamo, sì, che sì, vogliamo un po' tastare, ecco, di quelle che settori, sono, sì. Diciamo, Chiuderemo con la prima volta a Caltagirone dell'opera dei Pupi dei Fratelli Napoli di Catania. Questo anche per risvegliare. Sì, l'idea è quella anche di portare a 10 reali, sì, sì, no? 10 reali. Non di Catania, no, 10 reali. Hanno sede a Catania, però sono 10 reali. Scusate. No, ma si no, l'idea è di portare. È come dire Cuticchio, che è di Termini Merese, no, è di Palermo, diciamo, basta. No, sì, in seguito a questo spettacolo anche di portare laboratori, insomma, di riportare in auge questa nostra forma di tradizione. E di far rinascere quella che è la nostra tradizione dei pupari, perché attraverso, diciamo, l'evoluzione che hanno avuto i Fratelli Napoli, noi vantiamo di tante altre belle figure, certo, che sono capaci di far muovere i pupi, che potrebbero poi ripartire e creare laboratori anche all'interno della nostra... Va bene, allora intanto godiamoci questo inizio, il varo di questo progetto, il varo di questa avventura dell'Associazione Teatrale dell'Orca, sabato prossimo 18 aprile alle ore 21 presso l'auditorium del seminario in piazza San Francesco d'Assisi, auditorium Giovanni Paolo II, così volle titolarlo Monsignor Vincenzo Manzella. Ecco, ci sarà questa prima in assoluto, un lavoro di Angelo Mancuso, nostro concittadino, senatore della Repubblica, una trilogia sulla malavita, La consegna, Il rifiuto e Madre Sicana con Nelly Laganà. La regia sarà di Gianni Scuto e poi tanti artisti che collaborano alla realizzazione di questa PS. Cosa dobbiamo aggiungere? L'ultima cosa. Come no? All'interno della manifestazione ci sarà per quella sera le opere esposte di due ceramisti calatini, di Besnik Arizai, che è stato da poco premiato in Francia, sì, e di Navanzino, che esporrà alcuni pezzi, proprio per rientrare nel contesto, certo, diciamo a 360 gradi del Calatino, di quello che sappiamo che può fare, giusto, il Calatino. Mi sembra giusto. E poi, anche l'arte ceramica assieme all'arte teatrale. Sì, infatti. E poi abbiamo riservato uno spazio, che sarà la tribuna, a un'associazione che collabora con noi, che è la Main Sorcin, che farà, non so se ti ricordi com'è l'auditorium. Come no, la tribuna me la ricordo. Per salire alla tribuna c'è tutta la scalinata. Come no. E ci sarà allestita una mostra fotografica dedicata alla mafia, da un pittore, detto Tringali, che lui praticamente
ha fatto dei quadri di protesta contro i mafiosi, quindi avremo anche questa partecipazione. Quindi l'Auditorium diventerà un contenitore culturale conoscere ancora di più questa... E alla fine della serata ci sarà la targa commemorativa per Angelo Mancuso, per la carriera e per questo quello, sarà e per quello che gesto, ha fatto. Diciamo, sì. Questo sarà un bel gesto. Va bene, allora appuntamento sabato prossimo a partire dalle ore 21, c'è prevendita? No. Allora, è gradita la prenotazione. Prenotazione. Sì. Che si può fare a un numero di telefono, lo do io, 393-5102-983. Lo ripeto, anzi lo vedete in sovrimpressione, 393-5102-983. Chi volesse prenotarsi può farlo attraverso questo cellulare. Va bene. C'è da aggiungere qualcos'altro? No. Avremo occasione di rivederci ancora. Speriamo. Ma che vuol dire speriamo? No. Siamo così? Scaramantici in fondo, però vabbè, ci crediamo. Figurarsi, però voglio dire, capisco che il mondo del teatro è sempre scaramantico, no? Però voglio dire, bisogna guardare un pochettino in prospettiva. No, siamo molto fiduciosi perché è ottimista. Molto gasati, dai. Sì, ma poi la cultura non può morire. Assolutamente no, guai. I soldi finiscono, ma la cultura cresce. Ripeto, la cultura, la bellezza ci salverà. Se muore quella, veramente, salviamoci. Ci resta ben poco. Grazie a Fabio Rizzo e a Raffaele Alemanno, rispettivamente grazie presidente e vicepresidente dell'Associazione Teatrale dell'Orca. Buon esordio sabato prossimo e ci vediamo successivamente. Va bene, grazie. Buonasera. Pausa pubblicitaria, ritorniamo subito dopo, in diretta ancora.